Ragazze, spero si veda bene perché sto proprio davanti alla finestra. Oggi nuovo video di Proviamo un rossetto insieme e ho trovato un rossetto che molti di voi mi avevano consigliato quando vi ho fatto vedere quello di Astra color carne. Non so se vi ricordate, mi sa non la settimana, non questa settimana, la settimana scorsa anche due forse. Quindi, nuovo video di testing, oggi starò a casa, devo studiare per l'esame di Stato. E appunto molti di voi mi avevano consigliato un rossetto di Astra e mi hanno detto che non si trova da nessuna parte, io ne ho trovato uno, ce n'era rimasto solo uno e me lo sono preso immediatamente. Solito prezzo di 4,90€ e questa volta ho preso sempre questo qui della linea Hypnotize Liquid Lipstick, lo 02 Matte, perché c'è anche la linea Satin, di solito nell'espositore stanno vicini, quindi non vi sbagliate. E questo qui appunto è il 2, il colore è molto molto bello, solito profumo di cioccolato buonissimo che però dopo sulle labbra non si sente, si stende facilmente, l'applicatore è così, è abbastanza comodo, va pulito un po' perché prende tanto prodotto, ma il colore è molto molto carino, un bel fragola. Un color fragola più tendente al rosa che al fucsia, che al rosso, scusate, e un pochino spento ma non troppo, molto molto carino, forse più indicato per la primavera, oggi c'è un tempo uggiosissimo fuori, quindi vabbè. Quindi ecco, io adesso starò a casa, berrò la mia solita bottigliona d'acqua, almeno ci provo, studio, quindi ripeterò solamente, ci vediamo prima di pranzo e vediamo come ha retto senza troppo stress e poi dopo pranzo, dopo che ho mangiato, e vediamo un po' come è andata. Io vi auguro una buona giornata e ci aggiorniamo dopo. Rieccoci qua, sono passate 3 ore, sto per andare a pranzo e ho solamente bevuto dell'acqua e devo dire che ha tenuto benissimo, la sensazione rimane sempre un pochino appiccicosa sulle labbra, ma pochissimo, non è fastidioso, almeno su di me non dà. Quindi ecco, vedete, comunque nel complesso sta bene, non ha sbordato, non rimane, quindi per adesso va benissimo. Adesso vado a mangiare e ci vediamo dopo e vediamo un po' come va, se regge ancora il cibo o no. Quindi buon pranzo! Qua ho pranzato da un po' anche e questo è quello che è rimasto del rossetto che vi ho fatto vedere stamattina. Praticamente è rimasto un po' più intenso sui bordi, quindi andrei a sistemarlo con il dito, però vedete che comunque rimane un po' di colore, non hanno una durata estrema. Ecco, diciamo che della tinta rimane ben poco, rimane il colore sulle labbra, comunque se ne va in una maniera abbastanza decente, ecco, non vi lascia chiazze brutte, basta un pochino sfumarlo col dito e vi rimane la tinta. Riapplicarlo sopra non dovrebbe essere un problema perché le labbra non sono secche per niente proprio. Quindi ecco, per 4€, 5€, non so poi nei vari punti vendita quanto si trovi, non è per niente male, io li continuerò ad usare anche se non resistono a un piatto di spaghetti al pomodoro. Però ecco, durano benissimo, anche come tinte da 20€ che vi dico durano anche meno in confronto a questo. Quindi per oggi è tutto, magari ci vediamo domani con un altro rossetto, un'altra tinta. Se avete qualche prodottino labbra, qualche tinta da consigliarmi per provarla, fatemi sapere, aspetto sempre i vostri direct. Io vado a fare il letto, non si sta a cambiare le lenzuola e a studiare, ci vediamo domani. Buongiorno ragazzi, oggi sono in modalità boscaiola, senza fondotinta, solo col mascara e col rossetto, perché oggi voglio provare con voi questo rossetto qui di Huda Beauty Liquid Matte. Questa è la colorazione Trophy Wife che molti di voi mi hanno consigliato, quindi l'ho presa. Il colore è molto bello, è un rosa non troppo acceso, un pelino cupo, però molto molto bello, non so descriverlo in altro modo. E si abbina anche ai capelli, ma un po' tutti i colori ormai si abbinano ai capelli perché c'è i capelli di 10.000 colori. E se avete visto il video che è andato online ieri sul mio canale, lo trovate nella descrizione, nella biografia di Instagram c'è il link, e ve l'ho fatto vedere appunto all'opera perché mi è arrivato appunto la scorsa settimana e oggi lo mettiamo alla prova. Eccoci qui, sono passate 6 ore e ho mangiato, ho fatto la spesa, siamo tornati ora a casa, quindi vi faccio vedere adesso com'è il rossetto. Devo dire che si comporta un pochino meglio dell'altro di Spice Girl, sempre di Huda. Quindi ecco, ho mangiato le melanzane e 2 polpette e il colore comunque se n'è andato, vedete, fa un po' effetto tramontana, almeno a me quando c'è tramontana mi vengono così tutto il bordo rosso più scuro comunque. Però devo dire che è meglio perché Spice Girl proprio se ne va, quindi questo invece rimane un pochino più colorato. C'è da dire che non ha sbordato per niente perché comunque è rimasto qua giusto un pochino agli angoli. Beh, lo sono andato un po' a sistemare così perché non era carino. E però devo dire che per adesso come prima impressione, così insomma l'ho usato 2 volte da che l'ho comprato, mi piace più questo dell'altro. Quindi ecco, fatemi sapere voi se l'avete provato e ci vediamo. Nuovo video di prove e proviamo questo rossettino di Kiko della collezione Asian Touch, una delle ultime uscite, credo la troviate ancora in negozio, ma sicuramente online ci sarà ancora. E ho preso...
non mi ricordo i colori che c'erano perché l'ho preso un po' di tempo fa ormai. Ma questi capelli oggi non so come metterli. Comunque questo è il numero 02, un bel colore molto intenso, molto scuro. E un violaceo, sì, un prugna violaceo. L'applicatore è fatto così come tutti quanti a spugnetta. L'unica cosa è che è molto corto, quindi ecco, un pochino corto, però comunque il prodotto si applica abbastanza tranquillamente, facilmente. Si sta già asciugando, tende a sbiancare un po' i denti perché appunto è molto scuro e freddo. E l'ho usato, mi sa, solo quella volta che ve lo feci vedere sempre in un Instagram Stories. Quindi ecco, oggi lo proviamo proprio insieme perché non mi ricordo neanche com'era la durata. Perché l'ho usato quel giorno che siamo partiti per Ravenna. Quindi poi tra il viaggio e tutto non ho fatto molto caso al rossetto. Quindi ecco, oggi solita mattinata, studiare, bere acqua e poi si va a pranzo. Quindi niente di che. Ci aggiorniamo un pochino prima di pranzo per vedere come reagisce senza torturarlo troppo. E poi vediamo dopo il pranzo come va. E io spero che voi passiate una buona giornata e ci vediamo più tardi. Scusate se registro così tardi, a parte il segno degli occhiali, vabbè, ma mi sono addormentata perché stamattina avevo un mal di testa terribile, ho dormito un po', adesso devo rimettermi a studiare naturalmente. Il rossetto, ho mangiato pasta al pomodoro col tonno, ho mangiato la pasta al pomodoro, bevuto caffè, ho mangiato un po' di frutta e questo è il risultato. Devo dire che mi sono anche addormentata sul divano, tipo spiaccicata così sul cuscino, che a parte qui ai bordi è un po' andato via, ma non male. Non male. E adesso lo andrò a togliere perché sotto ho le labbra screpolate. Non screpolate, però che mi tirano perché c'è tramontana. Appena arriva tramontana mi sento le labbra gonfissime. Però devo dire che per essere un colore così scuro non è malaccio. Adesso lo strucco così sto meglio. Il tiene struccante viene via abbastanza bene, vedete? Adesso metterò un po' di burro cacao. Cosa che io non amo fare, però veramente. Se no domani c'ho una bocca così. Perché sono tutta rossa. Però si toglie abbastanza tranquillo. Ok, quindi io questo di Kiko mi sento di consigliarvelo perché non è per niente male. Si toglie facilmente, ha resistito decentemente, quindi non male. E niente, noi ci vediamo, non so, domani non credo, forse la prossima settimana con un nuovo testing. Alcune ragazze mi hanno chiesto quanto costassero, non mi ricordavo, sono andata a cercare sul sito e si trovano ancora. E a prezzo pieno sono 7,50€, ma sono in sconto, quindi se vi interessa io vi consiglierei, prendetele adesso e sta tipo al 50% a 3,50€, poi vi lascio la foto che ho fatto lo screen al sito.